La disciplina che insegno da decenni ormai è pedagogia generale. Una disciplina che ho insegnato dapprima nella facoltà di lettere e filosofia e particolarmente nel corso di laurea in filosofia e poi dal 2003, quando è sorta nell'Ateneo Maceratese la facoltà di scienze della formazione, nella facoltà di scienze della formazione e oggi, dopo la riforma cosiddetta Gelmini, in quello che è denominato Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Disciplina che ho insegnato in più corsi di laurea, ad esempio nella laurea triennale in scienze e l'educazione della formazione, ma ormai da qualche anno insegno pedagogia generale nel corso di laurea in scienze della formazione primaria, che è il corso di laurea specificamente indirizzato alla formazione dei futuri docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria. Va da sé che fisiologicamente, a seconda del corso di laurea in cui ho insegnato pedagogia generale, a seconda del diverso tipo di pubblico di studenti cui mi indirizzavo, ho curvato diversamente la disciplina. Ho curvato diversamente le tematiche, ho approfondito maggiormente più un aspetto che altro aspetto, proprio per corrispondere sanamente a quelle che erano le dovute esigenze di formazione degli studenti iscritti ai diversi corsi di laurea. Comunque, stante poi le ore non illimitate di insegnamento di una disciplina, ovunque e comunque i tre cardini fondamentali del mio ciclo di lezioni hanno riguardato fondamentalmente tre aspetti. Il primo aspetto, lo statuto epistemologico della pedagogia, in soldoni, cos'è la pedagogia? Come si connota attualmente la pedagogia? Cosa vuol dire oggi che la pedagogia è la scienza dell'educazione? Cosa vuol dire in particolare che la pedagogia come scienza non ha ancora completato tutto il suo percorso al riguardo, tant'è che in uno dei miei libri, che gli studenti, ahimè, sono chiamati a studiare, il titolo è Come pensare l'educazione, ma il sottotitolo è Verso una pedagogia come scienza, perché la pedagogia non ha ancora, come dire, maturato del tutto il suo assetto, il suo statuto totalmente scientifico, rigorosamente scientifico, e per un motivo storico e per un motivo, come dire, di connotazione scientifica in quanto tale, storico, perché, come dire, fino al termine della Seconda Guerra Mondiale l'influenza della filosofia sulla pedagogia è stata un'influenza forte, basti pensare a nomi dichiaratamente importanti come Giovanni Gentile e Giuseppe Lombardo Radice. Poi il mondo non cambia come una festa di compleanno, quindi anche dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale, i docenti che allora insegnavano pedagogia nei diversi atenei italiani e i loro immediati allievi erano ancora contrassegnati da una forte, caratura filosofica. Poi la scienza in realtà è un nome complessivo, è un plurale complessivo. All'interno della scienza noi abbiamo le scienze,
per un verso le scienze cosiddette dure e esatte, la fisica, la matematica, la chimica, è chiaro che le scienze umanistiche sono altro dalle scienze fisico-matematiche e all'interno delle scienze umanistiche le storie sono state diverse, ad esempio tra pedagogia, psicologia e sociologia, che pure sono discipline prossime. Allora, negli ultimi decenni è sempre di più cresciuto, parlo tipicamente dell'Italia, ma con un'attenzione anche al versante europeo, con un'attenzione anche al versante mondiale. Non sfuggirà ad alcuno che ad esempio in Italia la connotazione filosofica della pedagogia è stata dovuta al ritardo d'ingresso dell'idealismo classico tedesco nella cornice italiana. E quindi, mentre ad esempio in Italia noi avevamo Giovanni Gentile, che nel sommario di pedagogia come scienza filosofica scriveva: la pedagogia da sempre è una filosofia, anche quando i filosofi non se ne sono accorti, contemporaneo a Gentile noi avevamo negli Stati Uniti d'America, ma anche altro contesto politico, altro contesto culturale, noi avevamo John Dewey e l'attivismo, che più o meno negli stessi anni in cui Giovanni Gentile scriveva il sommario di pedagogia come scienza filosofica, John Dewey scriveva le fonti di una scienza dell'educazione, e gli anni sono quelli, cioè i primi decenni del 1900. La pedagogia comunque, in questo suo faticoso processo, è scienza dell'educazione. L'oggetto della pedagogia è l'educazione, quindi con gli studenti, oltre a lavorare sulla attuale connotazione scientifica della pedagogia, si lavora assieme, come dire, favorendo al massimo la partecipazione, perché non amo la lezione-conferenza, anche perché i ragazzi vanno motivati, vanno resi partecipi di un processo didattico. Ragioniamo su quello che è l'oggetto della pedagogia, l'educazione, dalle sue forme scientifiche, come dire, alla sua caratterizzazione attuale. Una educazione che ovunque e comunque leggiamo essere in crisi, un'educazione comunque e comunque leggiamo come emergenza, e le tante forme di disagio, di devianza, mi faccio venire in mente il bullismo e la violenza sulle donne. Stanno a significare che in questo nostro specifico momento storico veramente l'educazione va recuperata, rifondata, riproposta, attualizzata, caricata di contenuti e di significati. Ho un convincimento da anziano che l'educazione, la crisi dell'educazione è fortemente connessa con la crisi dell'adulto. Oggi noi parliamo di adolescenti e giovani come personaggi in cerca d'autore, è vero, no? Io rilevo tra molti adolescenti e tra molti giovani una fragilità maggiore rispetto a decenni trascorsi, ma sono convinto che questa loro maggiore fragilità è dovuta a un maggior personaggio in cerca d'autore attualmente, che è l'adulto. Dov'è l'adulto? Cioè, come dire, quella roccia più o meno stabile che è l'educatore, che si fa compagno di viaggio dell'educando, che si fa compagno di viaggio del figlio, che si fa compagno di viaggio dell'alunno, che si fa compagno di viaggio dello studente. Quell'educazione di cui sono convinto essere sospesa tra la comunicazione continua, costante, finché non ti fa male lo stomaco, invochi il break tecnico e riparti il giorno dopo. E la testimonianza,
perché l'educazione essenzialmente è una forma di testimonianza. Un genitore o un insegnante che, tra virgolette, predicasse la democrazia, e poi non fosse autentico testimone e interprete della democrazia in famiglia, della democrazia in scuola, come dire, non fa un buon servizio assolutamente alla democrazia, ma tantomeno agli studenti e alla loro formazione. Accanto a questo ragionamento, nel mio ciclo di lezioni io lavoro fortemente sulle due massime agenzie educative, la scuola e la famiglia, con un'attenzione dichiaratamente rivolta anche al sociale, perché scuola e famiglia risentono della società nella sua complessità, della società come contesto, formale, informale, fino ai nuovi mezzi di comunicazione, fino a quei siti come Facebook e quant'altro, dove avviene una diversa socializzazione dei giovani, ma noi sappiamo anche di molti adulti, di tanti adulti. Scuola che è chiamata ed è sottoposta a una grande trasformazione per tenere il passo coi tempi, insegnando da diversi anni pedagogia generale nel corso di laurea in scienze della formazione primaria, rivolto quindi a futuri insegnanti fondamentali, come quelli di scuola dell'infanzia e scuola primaria, perché sono i primi formatori e la prima formazione è sempre uno zoccolo duro, chiaramente lavoro in ordine alla scuola sugli aspetti caratterizzanti la formazione docente, la relazione tra docente e alunno, tra docente e altri colleghi, tra docente e scuola nel suo complesso, tra docente e famiglia, tra docente e genitore degli allievi, per quell'alleanza educativa che è necessaria per, come dire, raggiungere i risultati migliori a vantaggio della formazione dell'alunno e poi della persona in crescita e in formazione. Famiglia. Chi mi ascolta sa che c'è un grande dibattito a motivo della crisi della famiglia su famiglia e famiglie, tant'è che i pedagogisti della famiglia, gli psicologi della famiglia, i sociologi della famiglia, tanto per rimanere limitati al quadro italiano, al quadro nazionale, con percentuali radicalmente diverse, ragionano di 15 diversi tipi o modelli di famiglia in Italia, dalla famiglia cosiddetta tradizionale a, ad esempio, la coppia omosessuale, la famiglia omosessuale, che è un aspetto in Italia oggetto tuttora di un grande dibattito che non trova una soluzione per le motivazioni che sono ben note a tutti. Allora, ad esempio, io e i giovani che fanno riferimento a me, oramai non ragioniamo più di famiglia e famiglie, ma preferiamo scrivere di relazioni educative e familiari, perché comunque la persona nella coppia, qualunque coppia, il bambino che nasce in qualunque dimensione coniugale, non coniugale, familiare, non possono non essere soggetto di cura. Ci mancherebbe che noi dicessimo il bambino della convivenza non ci interessa, ci interessa solo il bambino della famiglia cosiddetto normo costituita e quant'altro. Quindi, per salvarci da questo continuo giochino tra famiglia e famiglia, tutto tondo, corsivo, noi parliamo di relazioni educative familiari. Una famiglia, dicevo prima, l'adulto in crisi, la famiglia in crisi, in una prospettiva laica, sono i genitori che danno il tono alla famiglia, in una prospettiva di antropologia cristiana, io lo dico sempre come provocazione, esiste un sacramento del matrimonio, non esiste un sacramento della famiglia. Allora, nell'antropologia cristiana, 7 sacramenti, 8, 15,
non penso che c'era un numero che era invalicabile, insormontabile. Se nella saggezza di questa ermeneutica e visione della vita noi abbiamo un sacramento del matrimonio e non un sacramento della famiglia, vuol dire che la prima responsabilità di quella che poi sarà la famiglia è in capo alla coppia coniugale, alla coppia parentale, rinforzata dal sacramento del matrimonio. E allora in qualche modo la visione laica, la visione cristiana, al di là dei quadri valoriali che sono diversi, l'immanenza e la trascendenza, come dire, convergono unitariamente per l'importanza che viene dato all'adulto comunque, all'adulto che si fa coppia, all'adulto che si fa genitore. Ecco, questo è in sintesi il contesto di lavoro del corso di pedagogia generale in questo attuale dipartimento, per il corso di laurea che mi è stato assegnato, e chiaramente queste lezioni poi sono, come dire, interconnesse anche a esercitazioni pratiche. Ad esempio, sin da quando insegnavo al corso di laurea in filosofia, io ho sempre amato far vedere, connessi a queste tematiche, dei film ai miei studenti, perché il film è come un casework che viene dato per rinforzare un apprendimento, e dal momento che il film parla non solo alla testa della persona, ma anche al cuore e all'emozione, il cuore e l'emozione consentono un apprendimento, ancora più radicale.